Buonasera, buona domenica. Altro segno, altra corsa. Allora, vediamo chi c'è stavolta per noi. L'energia, che segno faranno uscire a questo punto? Il Sagittario, dall'inizio esce sempre questo Sagittario, ma l'abbiamo fatto per primo questa settimana, si vede il passaggio del Sole. Lo rende importante, questi non hanno segno. I pesci li abbiamo fatti, escono sempre le stesse carte questa settimana, stranamente. La bilancia l'abbiamo appena fatta. Il Sagittario l'abbiamo fatto. La prossima, se non è l'Ariete, mi pare che non l'abbiamo fatto. Controllo. No, non fatto. Avevo ragione io. Col 4 di bastoni sta per aprirsi una grande porta. Perché mi ricorda qualcosa questa carta? La settimana scorsa è uscita pure questa per caso. Non mi ricordo. Comunque, ragazzi, quando mi passo una carta bellissima, ci parla di solidità, ci parla di celebrazione. Come vedete, questa porta si apre ed entra la luce, che si apre così verso, e noi vediamo la luce, no? Quindi esce la luce. Bella, bella, bella questa carta. Che momento bello che è Ariete, vediamo. Vediamo con quale energia interna entri, ma soprattutto vediamo i pianeti. Dunque, questa settimana il Sole il 22 lascia lo Scorpione e passa in Sagittario, quindi in posizione assolutamente favorevole per l'Ariete, dà forza ai segni di fuoco che già hanno Mercurio dalla loro parte. Il 24 Marte lascia lo Scorpione e passa in Sagittario, quindi arriva una forza incredibile e un grande ottimismo, positività, cose buone al Sagittario. E quindi a tutti i segni di fuoco, anche a voi chiaramente. I segni di acqua, ormai finiamo i segni di acqua, quindi si trovano senza più pianeti nello Scorpione, rimangono con Nettuno retrogrado e Saturno diretto in pesci. Per quanto riguarda l'Ariete, in particolar modo, fa i conti con l'opposizione di Venere in bilancia. Venere che dà forza ai segni di aria. Ok? Dopodiché abbiamo Urano e Giove retrogradi in Toro e Plutone in Capricorno in quadratura questa Ariete, ma oramai sono 20 anni che c'è Plutone in Capricorno in quadratura l'Ariete, però sono le ultime battute. Ricordatevi che il 21 di gennaio Plutone passa in acquario in posizione positiva. Quindi questo è il cielo della settimana. Adesso andiamo a vedere, c'ho sempre qua, qual è l'energia con cui arriva l'Ariete. Guardate che bella questa carta, non ho manco bisogno di girarla verso di me perché la conosco, è il mago. E il mago col 4 di bastoni, avete un'energia di qualcuno che sta prendendo la vita nelle sue mani. Esterno, eremita. E dopodiché l'asso di denari. L'asso di denari. Quindi state cercando, in qualche modo, attorno a voi c'è da fare chiarezza, c'è da cercare, però queste carte sono assolutamente belle. Riprendiamo le carte che avevo posato, dei segni di fuoco. Eccole qua. Dato che ho appena fatto il leone. Allora, il mago con l'asso di denari. Davanti a voi ci sono tante prospettive, o almeno si apre una prospettiva, e ricordatevi, è tutto nelle vostre mani. Ma voi vi sentite così? Questa è la vostra energia, che siete in un momento di inizio, ok? Che la vita ce l'avete fra le mani. Bellissima sensazione. L'eremita ancora, bella questa combinazione. Il matto al contrario, il 5 di bastoni e l'8 di bastoni. Allora, la prima cosa che mi arriva alla mente, voi sapete che i tarocchi bisogna leggerli, sapere, conoscerli e poi basta ascoltare l'intuito quando vi arrivano le carte, perché dentro di voi già avete la conoscenza di sapere cosa significa quella carta di base. Benissimo, io vi dico che di base voi avete la vita fra le mani, però siete anche molto in conflitto. Avete paura di fare il passo sbagliato. Ok? Quindi, cara o caro il mio Ariete,
Si apre davanti a te un bellissimo periodo, sai che tutto può succedere, però hai anche timore di fare il passo sbagliato, per cui ti vedo molto arretrato in qualche modo con questa eremita. Stai cercando di fare chiarezza attorno a te, di guardare, sei un po' isolato per certi versi, però è anche in confusione, perché poi alla fine il 5 di bastoni è il conflitto, ma il conflitto viene generato spesso dalla confusione che abbiamo noi. L'8 di bastoni che c'era qui a fondo mazzo mi parla di accadimenti veloci. Io credo che siano gli accadimenti veloci che in qualche modo ti mettono ti mettono in confusione, o almeno ti danno questo senso di conflitto con te stesso perché hai paura di fare il passo sbagliato. L'eremita esternamente. Cosa c'è da chiarire? L'asso di denari ancora. Gli amanti, il cavaliere di denari e il mondo. Allora, qui si apre un nuovo capitolo. Questo capitolo si apre e voi state cercando di capire come. Ma la situazione esterna vi mette nelle condizioni di attendere un attimo, ok? Di indecisione. È una situazione che sta arrivando piuttosto particolarmente lenta. Di base c'è che questo nuovo inizio fa parte di c'è il mondo qui, a parte che è di successo, secondo me, quindi è un epilogo, quindi qualcosa si è chiuso, facciamo così, qualcosa si è chiuso. Ma si sta aprendo una porta molto di grande opportunità, ok? Molto interessante. Potrebbe essere anche per l'amore che c'è questa opportunità interessante. Qualcuno che è stato per ora nascosto, isolato, in silenzio, e che adesso piano piano emerge, ok? Molto lentamente. Potrebbe essere qualcuno che non fa parte del vostro paese, della vostra cerchia, della vostra nazione o che avete incontrato sui social. E questo in qualche modo vi fa sentire, cioè c'è uno scambio che può essere di energia sentimentale forte, ma potrebbe anche essere di grande indecisione. Quindi, ricapitolando. Caro il mio ariete, con che energia arrivi? Arrivi con un'energia interna di confusione, anche se non c'è sette di coppe, lo ripeto, confusione perché hai la tendenza a cercare di capire meglio possibile le situazioni esterne per evitare di fare il passo sbagliato, ok? Però invece secondo me dovresti farlo il passo perché l'opportunità c'è. Esternamente c'è qualcuno che in qualche modo si ritrae, o una situazione che effettivamente ancora sta lì in stallo, molto molto lenta, ma che è molto bella, ripeto il molto stavolta apposta, che è molto bella. Potrebbe riguardare situazioni che sono al di fuori della vostra portata, o situazioni che sono gente conosciuta sui social, o situazioni che si ripetono, non voglio parlare di ritorni, ma che in qualche modo si stanno ripetendo nella vostra vita. E non parlo di cose però negative, ok? Allora, adesso andiamo a vedere come sarà la settimana. Quindi questo è come arriviamo, vediamo come sarà la settimana. L'otto di spade, le stelle, il 6 di spade, l'asso di coppe, la morte e l'appeso. Con tutti quegli eremita non avevo dubbio che sarebbe uscito l'appeso, io vi dico la verità. Allora, poi secondo me c'è proprio, vabbè, manco a dirlo, qua c'è proprio scritto confusione, eh? Non so se lo leggete, qui c'è proprio scritto confusione, quindi avevo ben ragione a dire che siete confusi. C'è confusione, questa confusione in qualche modo vi mette nelle condizioni di parlare poco, di non parlare. Non comunicate con alcune persone, però io vi dico,
Questo invece è un momento molto particolare per voi perché è il momento di grande trasformazione. Alcune cose sono morte, sono finite, chiudetele lì, c'è la morte. Ma la morte, come spiego spesso, significa modificare il proprio status, cambiare forma, trasformarci. Quindi qualcosa che si è chiuso in ogni caso pone le basi per qualcos'altro. E a me sembra che ci siano tutte le possibilità di una relazione nella vostra vita, dell'apertura di una relazione. Usate l'intuito quando è così. Oppure vi dico, voi il vostro sogno, in particolare questa settimana, sarà quello di concretizzare una relazione. Quindi possiamo avere o effettivamente che si apre questa porta. Voi siete così chiusi con l'otto di spade, con l'eremita, siete così chiusi nella paura di sbagliare che effettivamente non permettete agli altri di entrare e l'unica cosa che sapete fare è sognare. Cosa sognate? Una relazione. Ma se non aprite le porte, quelle porte che avevamo visto all'inizio, come entra un'energia positiva? Ora, questo non è per tutti, ok? Qualcuno ha le porte aperte, fortunatamente, qualcuno fortunatamente è già pronto ad accogliere questo grande passaggio della sua vita, un grande momento di trasformazione per la vita, lo ripeto ancora una volta, che lo apre a situazioni nuove e positive. Occhio però, lo apre, ok? Ci sono le situazioni in attesa, però sono in attesa. Perché qui c'è proprio. Allora, rimettiamo le carte per com'erano perché devo fare una cosa. Qui c'è proprio il senso dell'attesa, della pausa. Voi siete in pausa, l'avevamo visto con l'eremita che vi eravate isolati e cercavate di guardarvi intorno. Qui c'è il senso. E vi dico una cosa: se c'è una persona esterna a voi, anche lei si sta guardando intorno e sta cercando di capire questa situazione. Quindi, se siete Ariete, se sei in una situazione con qualcuno, questo qualcuno fa lo stesso tuo giochetto, è come se vi steste guardando a vicenda per cercare di capirvi l'un l'altro. Ognuno cerca di non sbagliare. Devo dire che secondo me l'altra persona è quella che si muoverà verso di te, che farà dei passi anche se molto lentamente. Te ti vedo molto sulle retrovie, devo dirti la verità. Allora, che cosa voglio fare? Voglio cercare di capire questa stella e il 6 di spade. Perché? La stella perché voglio capire qual è questo desiderio che potrebbe essere realizzato questa settimana o questo sogno che avete. O questo passaggio del. Vabbè, l'avevo detto prima. È la relazione. Il desiderio che potrebbe arrivare. Una persona che vi ami potrebbe, non è detto. Vediamo su 6 di bastone di spade, il 4 di coppe. Avete paura e vi ritirate. Quindi, nel momento in cui c'è da fare un percorso, l'Ariete in questo momento particolare è come se non fosse pronto. Non sei pronto, ti ritiri un attimo. 4 di spade, però il Cavaliere di Denari mi dice che in ogni caso qualcosa qui sta procedendo. Procede e arriverà. Vediamo sta morte perché l'asso di spade. Come vedete, dopo la morte c'è un inizio, come avevo detto io. Quindi c'è davanti a te un inizio, Ariete. Il problema è che in questo momento ancora è come se non fossi pronto. Assolutamente. Non mi sembrano carte di persone che sono pronte ad un nuovo inizio, ad afferrare questa occasione di questa porta che si apre. Questa porta si apre molto lentamente. Più sono alte le porte, più sono grandi, più si aprono lentamente. Questa è è esattamente la tua situazione. Si apre lentamente e tu stai lì a guardare. Vediamo un attimo quali sono i segni con cui maggiormente questa settimana ti rapporti. Il 2 di bastoni, quindi l'Ariete, il re di spade, l'eremita ancora. Questo
Allora, parliamo un attimo di st'eremita, però, che è uscito dappertutto, in tutte le salse. L'eremita è una bellissima carta, secondo me, perché è la carta che precede la ruota, questo lo dico sempre. Ormai, secondo me, voi conoscete Tarocchi attraverso gli oroscopi. Quindi, cosa significa? Significa che attraverso questo chiarimento che facciamo attorno a noi, dopo questo chiarimento, che non è solo nostro, no? È come se ci venissero disvelate delle cose all'universo, l'universo finalmente si mette in moto, ok? E arriva il cambiamento. Dobbiamo guardare dentro di noi, attorno a noi per cambiare veramente, essere certi di quello che vogliamo, di quello che siamo per poter effettivamente effettuare dei cambiamenti. Ricordiamocelo, questo è esattamente quello che dice questa carta. Ora, perché l'ariete, il due di bastoni? Beh, secondo me l'ho incontrata lavorativamente questo ariete. Qui ci sono delle cose da scegliere dal punto di vista del lavoro questa settimana, delle scelte da fare. Per qualcuno ci potrebbero essere delle energie femminili molto forti, però in ogni caso ci sono delle scelte da fare per voi, ricordatevelo, ok? Il re di spade è col 10 di coppe, quindi c'è un atteggiamento molto logico e molto razionale a livello di famiglia. Quindi l'ariete questa settimana sarà particolarmente razionale, particolarmente ferreo, duro quasi, nei confronti di quella che è la famiglia. Io credo che stia inseguendo l'armonia, ma in questo momento è nella fase proprio dell'inseguimento, perché è tutto nei suoi pensieri. L'eremita è con la luna, quindi la luna ha due facce, la superficie e la profondità, oppure due facce di questo stesso animale. L'eremita è colui che fa chiarezza, c'è bisogno di fare chiarezza, di guardare oltre la superficie. Quindi questa è una settimana in cui con qualcuno della Vergine potreste aver bisogno di guardare molto, di vi sentite in qualche modo impauriti oltre che emozionati, dovete guardare oltre la profondità delle cose, cioè dovete guardare in profondità, oltre la superficie delle cose, in profondità dovete effettivamente c'è questo senso dell'attesa e di scrutare l'orizzonte, mi sembra molto, sì, quello è il tre di bastoni, però a me sembra molto che la rete sia a questo punto, quello di guardarsi intorno e cercare di capire le cose prima di immergersi nell'acqua, no? Molto 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 organizzazione, molto molto lavoro, quindi probabilmente molte di queste cose che ho detto riguardano l'ambito professionale, non soltanto per forza una esperienza sentimentale. Magari c'è un lavoro che vi viene proposto e avete paura di lanciarvi. Dunque, vediamo un attimo qual è il consiglio della settimana e poi vediamo l'oracolo. Sei giunto al limite. Che succederà ora? Questa è esattamente la carta che corrisponde all'arcano maggiore della morte. Quindi, grande trasformazione. Adesso è tutto una scoperta. Ok? Quindi ricordati che da questo momento in poi puoi soltanto crescere, non farti la domanda che succederà ora, perché ormai tutto quello che doveva passare è passato, adesso hai soltanto il futuro davanti a te, sei arrivato al capolinea. Ok, vediamo qual è l'oracolo per te. Accetta le perdite e il tempo. È arrivato, secondo me, il tempo di accettare che qualcosa è finito definitivamente. Io ho la sensazione, Ariete, che tutti questi conflitti, tutto questo non riuscire a aver paura di fare la mossa sbagliata, ti vengano proprio dal fatto che non sai ancora accettare che qualcosa è definitivamente passato e perso. Quindi le carte ti dicono che è tempo di accettarlo, e te lo dicono in due modi diversi, con l'arcano della morte e con gli oracoli. Ok?
Ariete, questa era la tua settimana, noi ci vediamo la settimana prossima, bye bye.